discusso con diversi specialisti, in particolare italiani, ci sembra, lo dico con cautela, ma ci sembra che sia il più vecchio manoscritto di fabbricazione francescana oggi conservato. Francesco morì nel 1226 e la canonizzazione fu fatta a furor di popolo, per dir così, da Papa Gregorio IX nel 1228. È da allora che comincia lo sviluppo grandioso delle tante cose, dei tanti prodotti culturali, chiamiamolo così, legati a Francesco. Fogli di pergamena della misura di 12 cm per 8 che hanno attraversato 8 secoli di storia per arrivare fino a noi. Se ne erano perse le tracce della loro esistenza, aveva fatto un'ipotesi il professor Jacques Dallaran, il maggior studioso di San Francesco a livello internazionale, una vita ritrovata del santo di Assisi e che ora è custodita qui alla Biblioteca Nazionale di Francia. Non c'è la minima traccia dei possessori precedenti, perché mancano le prime e ultime pagine, per cui non abbiamo rilegatura e copertina che potevano darci degli indizi sulla sua storia nel corso del tempo. Tutto quello che si può dire lo cercheremo nell'analisi precisa delle cuciture, degli interventi dei copisti che ci permetteranno di comprendere l'organizzazione e il contesto materiale e intellettuale in cui è nata quest'opera. Il manoscritto contiene sì, quasi al centro, la leggenda di Francesco, sia la sua vita, la parte biografica, sia un flusso di miracoli postumi. Ma è soltanto, direi, il cuore del manoscritto e quantitativamente è soltanto l'ottava parte del manoscritto. Ci sono testi scritti da Francesco, non a proposito di, ma da Francesco, come la regola dell'ordine dei frati minori del 1223, ma anche le ammonizioni di Francesco, di cui questo manoscritto diventa così il più antico testimone. Quella è veramente la prima pagina della leggenda e si legge quasi come anteprima della leggenda. Comincia la lettera sulla vita del Beato Francesco. Una lettera da Tommaso da Celano mandata al ministro generale del tempo, frate Elia, che è veramente un'autentificazione dell'attribuzione a Tommaso da Celano, del momento 1232-39 nel quale è stata redatta la leggenda, quindi adesso abbiamo la sua carta d'identità e l'integralità del testo. Più importante che lo scoperto del testo per sé è l'invito di nuovo, trovando questo testo, l'invito per noi di cercare di aprire la nostra vita alla possibilità, la possibilità della presenza di Dio, che è presenza del perdono, riconciliazione, misericordia, una presenza dell'amore e della fraternità. Ben oltre gli studiosi, questo testo veramente si indirizza a tutti e la cosa che mi fa molto piacere è che la gente è venuta verso di me e verrà tradotta in 10 lingue moderne. Quindi è la prova che c'è una domanda sociale, planetaria, internazionale e che questo Francesco è atteso dal nostro mondo. E quella è la mia convinzione.